Emanuele, benvenuto al Golden Voice. Ciao Michela. Allora, Emanuele, allora tu sei un giurato scenico, giurato scenico perché in quanto non solo canti in modo divino, ma comunque fai spettacolo, perché quando poi uno canta, si esibisce, eccetera, comunque diciamo lo spettacolo è completo. Però prima di farti delle domande proprio specifiche sul tuo ruolo, diciamo chi è Emanuele, cioè che cosa, da quando magari la musica è entrata a far parte della sua vita, da quando hai cominciato appunto ad esibirti, a fare spettacolo, a cantare per locali, eccetera. Quindi raccontiamo un po', ma una Macedonia una di te. Una cosa proprio, ok. Vai. Allora, è iniziata che ero proprio piccolo. Età? Sui 4-5 anni. Mazzo. Se non sbaglio, sì. Iniziavo con le cuffie, visto quando magari fanno le foto, no? Con queste cuffioni, ah, okay, che sono più grosse che enormi. Cuffie, che, esatto. E dopodiché mia madre ha pensato di iscrivermi allo Zecchino d'Oro. Dai, ma sì, lo sapevo, oddio! Cioè, hai cantato una canzone allo Zecchino d'Oro? Aspetta. Io sono troppo curioso. Ho portato il coccodrillo. Il coccodrillo come fa? Esattamente. Proprio quella. Votazioni 8-9, dopodiché, ok, Emanuele va in studio, Emanuele si vergogna. Oddio, ma quanti anni c'avevi? Se non sbaglio, sempre, non mi ricordo se 5-6 anni, ah, non mi ricordo di preciso, quando ero, oddio, proprio piccolo. E quindi niente, Emanuele si vergogna e ha chiuso. È finita. Non entra nello Zecchino d'Oro, non fa niente, rifiuta tutto, ho fatto perdere un viaggio a mia madre, perché all'epoca mi sembra davano un viaggio a Bologna addirittura, non mi ricordo. Grande meta, no, ma vabbè, all'epoca, negli anni, certo, 90, insomma, Bologna sembrava come se, sì, se sì, stavano, sì, a portare in Inghilterra. No, stanno i tortellini buoni a Bologna. E quindi niente, poi crescendo, diciamo che ho sempre cantato per me stesso. Ok. Poi... Ma da autodidatta o prendevi lezioni? No, autodidatta, okay, finché girando per locali di karaoke un mio amico mi ha messo questa curiosità, canta, finché per la timidezza ho iniziato a prendere lezioni. E niente, da lì io mi ricordo ancora la mia prima insegnante mi disse: immaginateli tutti in mutande, prendili in giro. Oddio! Eh sì, perché dice, se tu adesso ti vergogni, tu deridili tu. Cioè dice, se loro stanno in mutande, se dovrebbero vergognare più loro che te. Esatto, praticamente questo, oddio, è stato. E da là niente, poi ha iniziato a smacchiarmi un po', perché tendevo più a imitare Baglioni, un po', quindi Ma ti piace Baglioni? Molto. Ah, ok. Nel senso che... Molto. Dice, magari intendevo imitare Baglioni. Ecco, non lo facevo apposta, veniva proprio... Naturale. Sì. Poi è successo che molte volte mi veniva detto: no, di Baglioni già ce n'abbiamo uno, non ce ne serve un altro. Quindi da là io ho anche smesso completamente di cantare per un bel po' di periodo, per un lungo periodo. Ma per questo motivo di Baglioni? Sì, perché dicevo, cioè, fondamentalmente se dovete ascoltarmi, vi devo piacere io, non dovete pensare a Baglioni, certo, dovete pensare a chi ci avete davanti. Vabbè, le imitazioni non so mai, no? Esattamente, lo ricorda l'anonimo italiano. Non so, esatto, ma voglia, ecco, ma voglia se mo ricordo. E quindi, niente, dopo un po' di tempo mi trovo in un contest, in un pub, in un locale a Piazza Re di Roma, dove ho conosciuto David. Ok. E ho iniziato poi anche a studiare con lui, e da lì è stato tutto un crescere, perché diciamo che David mi ha aperto un po' le porte, pure mi ha portato a cantare nei teatri, mi ha portato qualsiasi locale che avesse, addirittura mi ha portato al Risto Teatro, che se non sbaglio adesso è anche chiuso, è da un po' di, no, forse no, da qualche anno che hanno chiuso. Forse. E niente, quindi diciamo che da lì ho sempre cantato o a teatro, oppure ecco, facevo un po' di serate piano bar, serate karaoke anche, perché voglio dire, comunque stai sempre in mezzo alla musica. Vabbè, ma io non molti con questo karaoke un po' lo attaccano, no? Perché sì, il karaoke, perché è il karaoke. Alla fine penso che anche
chi viene semplicemente per cantare, per una serata, per sfogarsi, il famoso canto sulla doccia, no? Alla fine è anche terapeutico Molto. personalmente, poi chi se ne frega, cioè, nel senso che un conto è che vada a Sanremo, un conto è che dice canto al karaoke, Certo. non per sminuire, però è sempre una cosa che fa bene all'anima poi alla Sì. E fine. E poi quindi, poi sei niente. diventato Sono diventato grande. Nel frattempo ho preso lezioni anche con Manuel Aspidi, mentre prendevo lezioni anche con ok, hai David. fatto un E in quel po' periodo, sì, e in quel periodo ho fatto anche la prima edizione di Yeso Pazzo, il concorso. Sì, ho vinto hai anche, non il capito? concorso in sé, ma il primo premio della categoria, perché eravamo divisi in categorie. Ok. Quindi il primo premio della, cioè la categoria mia l'ho vinta Con quale io. canzone? Con il mio inedito, Un sogno nuovo. Ah, che ho sentito. Che tra l'altro sto anche riregistrando di nuovo, Va bene, l'aspetteremo, migliorandolo. Sì, l'aspetteremo. sì, Allora, tu sì, sì. nel Golden Voice abbiamo detto sei un giudice tecnico, scusate, scenico. Scenico, sì. Allora, ti chiedo, anche per dare un input poi a chi si esibirà sul palco, eccetera, no? In qualità di giudice scenico, tutti sanno nel regolamento che è suddiviso in due parti, quindi diciamo la parte scenica data dal cantante, quindi dal principale, e la parte scenica data da tutta quanta, diciamo una squadra, che potrebbe essere anche una sola persona, però il coinvolgimento comunque della squadra. Qual è una cosa che ti piacerebbe tanto vedere e una cosa che invece dici se la fanno sicuro non gli do il voto? Cioè, una cosa bella e una cosa brutta. Che cosa ti piacerebbe vedere? La cosa bella sarebbe trovare davanti un animale da palcoscenico, nel senso, 2 metri di palco, non de cioè, deve caspestarlo tutto, secondo me. E quello che non mi piace è, che posso dire, il guardare, che ne so, guardare sempre a terra e non comunicare con chi ti sta ascoltando. Quindi, passami il termine, il burattino, nel senso, non mi piace vedere queste cose, che ne so, prendo questo, lo metto qua e mi fa da scenica. No, cioè comunque devi comunicare con quella cosa, devi sapere perché l'hai messa lì e Certo. perché ti serve in quel momento quella cosa lì. Quindi, Cioè, è un quello che non mi progetto, ha una piace, vita. esatto, quindi quello che non mi piace è, ecco, il non rapportarti con quello che hai intorno. Quello che fondamentalmente ti è utile poi. Ci Ok, mi piace come idea. siamo? Sì, no, no, l'ho immaginata, mi piace. E Ok. mi piace anche questo famoso termine animale da palcoscenico, no? Perché poi sembra che chissà di fare capriole sul palco. In realtà non è fare le capriole, ma è riempirlo anche solo con uno sguardo piuttosto che un piccolo gesto. Quindi Sì. uno non deve fare chissà No, che certo, cosa. ovviamente, ovvio. Una domanda un po' più precisa. Avere il testo davanti, che fa? A me aiuta molto in certe Certo, circostanze. perché ti dà sicurezza, no? Certo, quello dà molta sicurezza. Però, allora, per quanto mi riguarda, puoi anche averlo il testo davanti. Però è la stessa cosa che ti ho detto prima, non devi guardare per terra. Quindi, Il testo i ragazzi ce l'avranno perché essendo comunque ci sarà comunque il testo. certo, devono comunque comunicare con chi ti sta davanti. Perché se tu stai davanti a un monitor o davanti a un leggio o un gobbo, qualsiasi cosa, e tu stai solamente così, capisci bene Che c'è poco da comunicare. che canti a casa tua, insomma, ecco. Sì, uno potrebbe anche cantare a casa sua. Non Allora, partecipi a un contest, no, secondo me. certo, questa cosa sì. E invece, secondo te, Sì. un'altra cosa che io ti faccio queste domande perché potrebbero aiutare chi chiaramente viene poi a esibirsi, no? Ok. Quanto è importante, secondo te, per esempio, il cambio d'abito? O per esempio un accessorio, o per esempio, non lo so, mettersi, insomma, magari seduto su uno sgabello piuttosto che sdraiato a te. Cioè, quanto è importante tutto ciò che non è il cantante, ma è il contorno?
è importante, però c'è pericolo di cadere nel banale. Fammi un esempio. Esempio, che ne so, per dirti, non so se tagli qualcosa. Non tagliamo niente, però tu di. Posso fare riferimento a... No, perché non l'hanno visto. Alla serata di... No, la serata che abbiamo fatto del Golden Voice. La prima serata dove... Qui del 24? Esatto. Ok, quella di apertura. Esatto. Vabbè, racconta la cosa così per chi non l'ha visto, non c'era. Praticamente, vabbè, nelle esibizioni, mentre il cantante sta lì con la squadra, ha creato un qualcosa, qualcosa di spettacolo. Ok. Un quadro. Esattamente. Completo. Il banale, secondo me, è quella cosa che mi metto questo oggetto addosso per far capire, che ne so, per farti capire il soggetto della canzone. Però io non ho bisogno di, che ne so, un amuleto al collo o un braccialetto. Cioè, nel senso, okay, non devi fare. Ho capito. Non so spiegartelo bene, però nel senso. T'aiuto. Vai. Nel senso che tu dici che non c'è bisogno che se io parlo del mare devo avere il mare dietro, la barca, eccetera, e tutti capiscono che sto parlando del mare. Esatto. Lo posso far capire anche con altre cose. Esatto. Sbaglio? Sì, il banale è proprio quello. Lo scontato. Fondamentalmente mi sto rilegando anche al discorso che ho fatto, esatto, prima. Esatto, infatti quello dicevo. Capito? Che non c'ho bisogno di una zattera vicino a me e poi quella zattera non me la filo neanche. Certo, non dà importanza a quell'oggetto, ma lo metti solo ed esclusivamente come scenografia. E io queste cose le noterò molto. Ok, no, ma questo è molto importante perché sai, poi veramente, cioè, è chiaro che la scenica ha dei parametri, no? Sappiamo bene. Però è chiaro che poi è sempre una cosa anche un po' soggettiva, nel senso, certo, che come nel canto tecnico ci sono dei parametri, poi magari a me piace più una voce che graffia piuttosto che una voce invece più limpida, quindi è importante che chi poi vedrà poi l'intervista, no, capirà effettivamente se nella serata che c'è Emanuele io lascio un secchiello a terra, Emanuele dirà ma guarda te, non ci ha fatto niente, quindi no, è carina, è molto bella questa cosa, mi piace. Alla fine è inutile che lo porti se poi non lo utilizzi. No, sono d'accordo, sono, sì, perfettamente d'accordo. Sono perfettamente d'accordo, meno male, mi fa piacere. Allora, in qualità di giurato, io ti chiedo di fare un in bocca al lupo a tutte le squadre che partecipano, quindi da un consiglio, visto che tu hai partecipato a un altro contest precedente, quindi vai, fammi. Allora, niente Michela, faccio un in bocca al lupo a tutte le squadre iscritte al Golden Voice e mi raccomando, questo sarà il mio hashtag, okay, non cadere nel banale. Ecco. Hashtag non tanto lungo, però hashtag non cadere nel banale. Hashtag no banalità. No banalità, ok, perfetto. Ci siamo. Grazie Manu, grazie. Ciao.